assolutamente nulla di natalizio addosso. Però questo sarà un video sui 10 film preferiti che almeno la sottoscritta urlano è Natale! O meglio, quei film per cui io ho un debole, quindi anche se li vedo tipo 3 miliardi di volte, continuo a vederli ogni volta facendo zapping, mi fermo lì per... Oh mio Dio, ma devo vederli un'altra volta! Un'altra volta e basta. Dico la stessa cosa praticamente da anni. Fatemi sapere quali sono i vostri must natalizi da vedere, fatemi una piccola classifica. Soprattutto fatemi sapere quali sono i film natalizi che odiate da morire. Io vi avviso, in questa lista non troverete alcuni must del Natale. Tipo La vita è meravigliosa, perché sinceramente Capra non fa per me, a parte qualche piccolissima eccezione di slapstick comedy, il resto no. Troppo sdolcinare. Odio anche la versione di Tim Allen che fa Santa Claus, per non parlare di quella di Vince Vaughn, santo cielo no. Odio anche la versione del film, quella Miracolo sulla 24esima strada, in cui c'è la ragazzina, la stessa di Matilda, basta, Italia 1, quella con Whoopi Goldberg, non so neppure se è lo stesso film oppure no, boh. Troppo simili tra loro. Comunque io ho una piccola teoria. Secondo me Italia 1 ricicla lo stesso palinsesto natalizio da tipo 7 anni. E c'è tipo un automa che spinge un bottone durante l'arco delle vacanze di Natale. Secondo me. Iniziamo subito con i miei 10 film preferiti per Natale. Vi avviso, alcuni sono molto convenzionali, quindi direte, che banalità. Altri, no. Al numero 10 ho messo un must. Una banalità delle banalità. Una poltrona per due. Lo giuro, Italia 1 non mi ha pagata per metterla all'interno di questa lista, altrimenti mi avreste vista con qualcosa di estremamente costoso, oppure io che mi sventolavo con banconote da 500 euro. Purtroppo non è successo così. Questo è un must della vigilia natalizia. Anche quest'anno io passerò la vigilia natalizia con William e Kate di Inghilterra. Loro sono fissati col bingo, soprattutto con Italia 1, non lo schiodano mai. E quindi anche quest'anno ci vedremo Una poltrona per due. Se siete tra quelle pochissime persone in tutta Italia che non hanno ancora mai visto Una poltrona per due, prima di tutto, dove avete vissuto durante gli ultimi 10 anni della vostra vita? Seconda cosa, questo è un film di John Landis. Quindi, nonostante sia mandato in onda da Italia 1, la patria delle chiappe al vento e dei prosciutti, merita perché è di John Landis. Il regista di Animal House, Blues Brothers e Il principe cerca moglie. Altro film che adoravo da piccola. Ma torniamo a noi, per voi che non avete ancora visto questo film, vi dico un po' di che parla. Parla di uno degli acchiappafantasmi, lui è ricco, sfondato e chi se ne frega. L'altro è Eddie Murphy, che interpreta Billy Ray, che è un poveraccio. C'è bugie, chiede l'elemosina, rubacchia qualcosa. E quindi due amici del primo, di Lewis, due ricconi sfondati, annoiati quanto a morte, decidono di fare una scommessa. Scommettono sulla criminalità, ovvero si fanno atti criminali per necessità o si nasce criminali? Cosa fanno? Decidono di prendere il loro amico, sottolineo amico, belli amici, Lewis, quello ricco sfondato, e lo buttano a fare il barbone, insomma, senza la lira, senza niente. Inoltre prendono il morto di fame Billy Ray e lo fanno diventare ricco. Oh, ma capitasse mai a me una botta del culo del genere, mi si sveglio, boom, super ricca. Visto la mia fortuna, probabilmente farei la fine di Lewis. Magari mi rubano pure le 4 mutande che ho. Questo è l'unico film in cui Jamie Lee Curtis decise di fare un topless e Italia 1 lo manda sempre. Cosa c'è di più natalizio di un topless per Italia 1? Credo niente, forse è giusto le chiappe che sbattono. Alla posizione numero 9 ho deciso di mettervi un film d'autore. Un film che addirittura avevo preso con TV, Sorrisi e Canzoni, che io vedevo ogni santissimo Natale. Il canto di Natale di Topolino. Ovviamente, iniziando con Il canto di Natale, il titolo è identico a tutte le altre 3000 versioni di Il canto di Natale per Winnie the Pooh, cose varie, Barbie, eccetera eccetera. La particolarità è che ovviamente qui ci sono tutti i personaggi di Walt Disney, quindi c'è Topolino che fa il morto di fame sfruttato dal cinissimo e cattivissimo Scrooge. Metà film era praticamente tutte le sfighe di Topolino, c'aveva un figlio con le stampelle, morto di fame, stavano lì a litigarsi un po' di zuppa per Natale, non avevano come coprirsi, non sapevano come curare sto figlio, anzi è claustrofobia go go, per quando ero piccola io ovviamente piangevo come una fontana ogni volta che vedevo il piccolo Topolino con le stampelle. A me sinceramente di Scrooge e del canto di Natale non me ne fregava niente, mi piaceva solo la fine, quando lui si affacciava dalla finestra e fa: che giorno è oggi? È Natale, signore! C'era il ragazzino sotto. E poi c'è Scrooge che regala tutte cose, mamma mia. Io sto ancora sperando di ricevere il costume di carnevale di Minnie promessomi il Natale di 25 anni fa e ancora non mi è arrivato. Dico solo questo. Siamo arrivati alla posizione numero 8. E c'è un film per intellettuali. No, non è diretto da Lori del Santo, mi dispiace. Spero che faccia un film natalizio al più presto. Sto parlando di Elf con Will Ferrell e Zooey Deschanel. In questo film Will Ferrell
interpreta Buddy. Buddy è un bambino che praticamente è orfano, si è intrufolato nel sacco di Babbo Natale. Quando Babbo Natale ritorna nel coso giro dei regali, eccetera, eccetera, si trova questo ragazzino. Così gli elfi decidono di adottarlo all'età di 30 anni e gli dicono: ehi Buddy, ti dobbiamo dire una cosa, noi non siamo i tuoi veri genitori. Così Buddy, che ha vissuto per tutta una vita come un elfo, va a New York a trovare la sua vera famiglia. Ovviamente ci va vestito da elfo ed è tutto l'umorismo di Will Ferrell. Quindi se non vi piace, non vi piacerà sto film. Numero 7, vi ho messo un film molto poco conosciuto che non si ricorda praticamente mai nessuno, ma io adoravo da piccola e mi piace vederlo ancora adesso. Una promessa è sempre una promessa. Schwarzenegger, credo che neppure Schwarzenegger si ricordi di aver fatto questo film, secondo me. Lui qui interpreta un uomo tutto lavoro e niente famiglia, praticamente è super bravo nel lavoro, però non si caga né la moglie né il figlio. Fa 3000 promesse al figlio che poi non mantiene. Papà, vieni al mio appuntamento di carattere. Certo, figliolo, certo. E poi col cazzo. Visto che la moglie sta lì lì per prenderlo a calci nel sedere e buttarlo fuori di casa, decide di fare un'ultima promessa. Sì, figliolo, ti comprerò il pupazzetto di Turbo Man. Cazzo, papà! Non sa però che questo pupazzetto, che è una specie di Action Man, solo che non hanno messo quel nome così non dovevano pagare i diritti per citarlo, eccetera, tipo il regalo più richiesto di quell'anno del Natale. Lui va lì splendido, ma certo, l'ho già preso questo pupazzo. Invece si è dimenticato. Il giorno della vigilia allora fa il vago e fa: vado a prenderlo, credendo che sia una cosa semplice. Invece sti cosi sono finiti da tutte le parti. Tutto il film consiste in Schwarzenegger che urla, si lancia, corre e viene calpestato. Siamo arrivati al numero 6. E al numero 6 vi ho messo un altro film che urla: è Natale! Come i zampognari. È un po' che non passano più i zampognari. L'ultima volta c'erano solamente da me i zingari vestiti da Babbo Natale, che suonavano una cosa tipo con una CD demo bruttissima in formato MIDI. Avete presente l'audio MIDI? Quanto era brutto? Ecco, immaginatevi quella cosa. Natale in casa Xenex. Numero 6, c'è un altro film di cui ero letteralmente innamorata da piccola e avevo consumato tutta la VHS per guardarlo, riguardarlo e riguardarlo. Sto parlando di Il Piccolo Lord, precisamente la versione del 1980, quella in cui il bambino ha i capelli identici a quelli di Nino D'Angelo. Il film parla di Cedric, un bambino sfigato americano, orfano di padre, però che non sa che la madre aveva fatto il colpaccio perché si era messa con un nobile inglese. La famiglia di questo non la poteva vedere, era americana, era pure una poveraccia, capirai, quindi disconoscono il figlio e ciao. Lo zio di Cedric muore, quindi c'è una decisione da prendere per quella famiglia. Oh, tutta la casata muore nel nulla e quindi tutti i loro averi andranno in beneficenza? Sì. Te pare? Oppure il nonno con un piede nella fossa accetta sti due morti di fame che vengano a casa loro. Li deve accettare dentro il castello e far finta che gli stiano simpatici. Ovviamente sceglie la seconda e tutto il resto del film è praticamente la vita di sti due budini in Gran Bretagna. Il resto del film è questo bambino vestito di velluto che si crede madre Teresa di Calcutta, la madre che fa tanto la superiore shishi e non fa la scroccona. Io a voi se avrei fatto la scroccona. Il nonno che si lascia corrompere non ama più solo il dio denaro, ma anche questi due barboni che solano al nipote. Ma nel mezzo ci stanno un po' di intrighi stile 100 vetrine. Secondo me è un film perfetto per il post pranzo natalizio, proprio bello, pesante, che state lì, angosciante, ansia, ansia, ansia. Poi il doppiaggio italiano è ancora più angosciante, quindi bah. Siamo arrivati a metà della nostra classifica e ho deciso di mettervi un classicone che avete visto tutti. Sono sicurissima che l'avete visto tutti. Mamma, ho perso l'aereo, e anche il seguito, mamma, mi sono smarrita a New York. Vi confesso una piccola cosa, quando siamo andati a New York, siamo andati a Central Park principalmente per rivedere i luoghi del film. Se non avete visto questo film, non uscite questo sabato sera, rimanete in casa, vedetevi questo film, perché tanto senza aver visto questo film non rimorchierete proprio nessuno. Questo film parla di Kevin, una famiglia rompiscatole. Tutta la famiglia sta per partire, ma si dimenticano di Kevin. Così lui rimane a casa da solo, passa il Natale da solo e si deve difendere dai ladri. Spiegata così la trama sembra il film più brutto e noioso della storia. Una mezza specie di puntata di Sepolti in casa. Il seguito è un po' la stessa storia, è solo che Kevin va a New York, fa lo scroccone con la carta di credito del padre. Recita anche Tim Curry e poi soprattutto c'è la signora dei piccioni. Io quando vedevo la signora dei piccioni qui o in Mary Poppins, fiumi di lacrime, non lo so perché, però mi muovevano qualcosa dentro da piccola, mi dispiaceva tantissimo per loro, forse perché io odiavo i piccioni, quindi mi faceva schifo la sensazione di pensarli tutti addosso. Siamo arrivati vicinissimi al podio, al numero 4 vi ho messo un film da donnetta, concedetemene almeno uno, ovvero Love Actually. Se volete rimorchiare una ragazza inglese, scegliete Love Actually, fingetevi grandissimi fan e andate sul sicuro. Questo film non ha una vera trama, ne ha tipo 300, è praticamente gente, conosce gente, che incontra gente, si innamora di gente.
Punto. Ci sono tantissimi attori come Emma Thompson, Colin Firth, Hugh Grant, Billy Bob Thornton. Io ho letto che addirittura c'è Claudia Schiffer. Io non so se è un'omonima oppure è lei proprio, che è talmente capra a recitare che gli hanno fatto fare veramente una piccolissima parte, tipo il video di Uptown Girl. Che cos'era? Dei Boyzone. Mamma mia, quanto era brutto quel video. Le faceva solamente così con i capelli. Dio mio, perché ricordo queste cose? Siamo arrivati al podio sui miei 3 film di Natale preferiti. Preparatevi, non ci saranno dei titoli classici. Al numero 3 ho deciso di mettere SOS Fantasmi, che è stato rititolato così in italiano perché Ghostbuster aveva avuto un sacco di successo e quindi hanno tentato di spingerlo. È l'ennesima versione del canto di Natale di Dickens, però qui l'acidissimo Scrooge è interpretato da Bill Murray, che è un cinico capo di un canale TV che odia tutto, tutti, ma a Natale scoprirà che il suo cuore non è di pietra, ha semplicemente rimandato la vita per il lavoro. Quindi solita storia, il fantasma dei Natali passati, il fantasma dei Natali presenti, il fantasma dei Natali futuri. Però merita semplicemente perché c'è Bill Murray. E poi ditemi che non avevo dei gusti snob di cinema già all'età di 8 anni. Siamo arrivati decisamente al podio e al numero 2. Siamo arrivati ai miei 2 film preferiti di Natale ed ero indecisissima su quale mettere dei 2. A malincuore ho dovuto scegliere solamente un film e quindi al numero 2 ho dovuto mettere Gremlins. Io sono letteralmente ossessionata dai Gremlins. Si nota per caso? Per metà della mia infanzia io ho sempre desiderato ricevere per Natale un animaletto. Quindi quando mi regalavano qualcosa io non è che sballozzolavo tutto il regalo come in genere fanno i bambini. Lo trattavo sempre con molta cura perché ero certissima, nonostante non ci fossero aperture né nulla, che dentro c'era un animaletto. Avevo visto Gremlins, avevo visto lì il vagabondo, quindi ero certissima che quindi o un cagnolino, un topolino oppure un mogwai sarebbe stato lì dentro. Ovviamente ogni volta che aprivo con estrema cura, tutta tranquilla, di qua e di là, alla fine trovavo il pigiama. Immaginate la mia delusione a 5 anni quando speravo di trovare dentro un cagnolino e aprivo, era un pigiama. Di che cosa parla questo film? Parla di un padre che fa invenzioni poracce, che tenta di venderlo ovunque ma non se ne via nessuno. A un certo punto va a Chinatown per fare un po' il taccagno e sente una musichetta strana. Il tizio cinese, il proprietario del negozio, e tenta di comprare questo animaletto che canta. È un mogwai. Il tizio inizialmente fa un po' attirato, però alla fine sono sordi e quindi glielo vende. Però ci sono delle regole fondamentali da rispettare assolutamente. Non esporlo alla luce perché potrebbe ucciderlo. Non bagnarlo. E non farlo mangiare dopo mezzanotte. Perché altrimenti il carino e pucciosissimo mogwai potrebbe diventare un gremlins. Questo padre poraccio lo regala al figlio. Il figlio Billy è un idiota. Quindi tutto va a merda e la città festeggia Natale con i gremlins che tentano di ucciderli. Io adoro letteralmente Gizmo. Ho comprato un sacco di cose semplicemente perché c'era sopra un'immagine di gremlins. Perché sono una povera cretina e comprerei anche i pannolini per adulti se ci fosse sopra gremlins. Ma Gizmo è troppo carino. Ho adorato anche il sequel che è estremamente demenziale. Però è troppo carino e secondo me vale tutto di vederlo semplicemente perché c'è Gizmo che imita Rambo. Una delle cose più tenere dell'universo. Siamo arrivati alla posizione numero 1, il mio film preferito in assoluto di Natale. Preferito in assoluto, assoluto, assoluto. So già che deluderò molte persone, ma il mio film di Natale preferito è lui, Babbo Bastardo. So che in parte probabilmente sarà perché ho gli ormoni accecati da Billy Bob Thornton, che secondo me in questo film è l'apice del sex appeal. Ora è veramente brutto, non so se avete visto. È un po' chiattato, si è fatto il riporto. No, non è proprio il riporto, è tipo un trapianto di capelli, però non si può vedere. Io adoro letteralmente questo film, adoro il personaggio di Willy e non vi ho mai parlato di quella volta che uscì con un tizio che era un semi-alcolizzato perché la personalità mi ricordava un pochino questo personaggio. Ad un certo punto è tipo collassato nel mezzo del locale e io non sapevo cosa fare, quindi ho fatto la maga. Ma questa è un'altra storia tragicomica della vita di Barbie Xanax. Il film è dello stesso regista di Ghost World. Se non avete visto quel film dovete assolutamente vederlo. C'è Steve Buscemi, c'è Scarlett Johansson. Dovete. Il film Babbo Bastardo è stato anche presentato al Festival di Cannes e giuro, io non ero in giuria. Quindi i miei ormoni sono innocenti. Questo film parla di Willy e Marcus. Sono due criminali. Rubano e scassinano le cassaforti. Però hanno un piano geniale. Willy fa il Babbo Natale all'interno dei centri commerciali. E Marcus, un adulto affetto da nanismo, fa l'elfo. Nel periodo prenatalizio fanno le foto con i bambini, eccetera, eccetera. Ma la notte di Natale rimangono chiusi all'interno del centro commerciale e lo svaligiano. Willy è perennemente ubriaco, è acido, odia i bambini. E soprattutto ogni volta che può si rintana nei capellini delle tizie delle taglie forti per scoparsele. Ma un giorno Willy incontra un bambino. Lui è convintissimo che Willy sia il vero Babbo Natale. Così lo invita a dormire a casa sua, dove c'è praticamente una nonna che dorme tutto il giorno. E guardate le vendite. Ma Willy incontra anche Sue, che sarebbe interpretata dalla stessa attrice che fa Lorelai in Una mamma per amica. Il film è tanto 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 divertente, è acido e ha un finale tutto acidità e cuoricini. Che io veramente ogni volta che lo vedo rimango, oh mio Dio, secondo me questo è il clima giusto per approcciarsi al Natale. Questi
erano i miei 10 film preferiti per Natale. Fatemi sapere qual è la vostra lista di 10 film preferiti, oppure quelli che non ce la fate più a vedere. Fatemi qui sotto la lista, pure linkatemi se avete fatto uno status, un post sul blog, un video. Non fate timidi, è arrivata Barbie Xanax. Grazie mille per aver visto questo video, spero di avervi consigliato dei film che non sono i soliti film zuccherosi bla 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 sotto Natale, ma qualcosa nella mia personalità e un po' nella vostra, un po' da cidume sempre, anche a Natale. Grazie mille ancora per aver visto questo video, grazie mille ancora se mi linkerete le vostre liste di film e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!